In questo luogo, nel cuore del centro storico di Cuneo, per 250 anni sono stati curati i corpi dei cuneesi. Noi questo luogo lo stiamo facendo diventare un posto di cura, ma di cura della mente, di cura della mente delle prossime generazioni di cuneesi. Qui l'ex ospedale Santa Croce di Cuneo diventerà, lo è già diventato in parte per la parte bambini 0-18, ma diventerà nei prossimi 3-4 anni la nuova biblioteca di Cuneo. Tra l'altro la biblioteca più antica del Piemonte dal 1803. Qui verranno custoditi 350.000 volumi che sono il nostro patrimonio, immenso patrimonio librario. Qui stiamo creando le condizioni per avere un luogo di cura dell'anima e della mente di tutta quanta la nostra comunità. Investire sulla crescita culturale di una comunità vuol dire investire sul futuro di una comunità. E che cosa meglio di una biblioteca può contribuire a mettere insieme le radici e il futuro di una comunità? Qui ci saranno spazi di consultazione, spazi di studio, siamo su quelli che una volta erano gli stenditoi dell'ospedale, che diventeranno la più grande e più bella sala di consultazione all'aperto, sala di studio, con accanto un panorama meraviglioso che va dalla Bisalta al Monviso al Monte Rosa. Qui ci sarà spazi per fare incontri, fare cultura, fare crescita di una comunità intera. Questo intervento è possibile grazie all'Europa, nel senso che la prima parte, la prima manica che è diventata la biblioteca 018, l'abbiamo realizzata con i fondi strutturali europei, quello che alcuni conosciamo come PISU, che sono stati i fondi che hanno finanziato gran parte della rigenerazione del centro storico. Il secondo intervento, quello che di fatto abbiamo presentato oggi e che vedrà partire i cantieri entro la fine di quest'anno, è finanziato con fondi PNRR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono i fondi che l'Europa ha messo a disposizione dei paesi europei, inclusa l'Italia, per affrontare la ripartenza post crisi pandemica. Un elemento importante da ricordare è il lascito che un nostro concittadino, il dottor Giulio Ferrero, con sua moglie hanno trasferito alla città di Cuneo, alla comunità cuneese, e gran parte di questo lascito è stato allocato dall'amministrazione proprio per costruire la base finanziaria per arrivare a fare questo investimento, che nel suo complesso è, credo, il più grosso investimento che nella nostra città è stato fatto negli ultimi anni.